Ma se avete aspettato fino a venerdì per avere la seconda parte, significa che mi volete davvero bene, né? O forse volete bene Narciso. Vabbè, in ogni caso non mi offendo. Forse. Ma tanto alla fine, ragazzi miei, siamo qui proprio per parlare della Sicilia beggia, che beggia la Sicilia, che sciavu Luca fa, come cantava mio nonno. E quindi benvenuti nella seconda parte del video di presentazione della Narciss Collection, nella mia autoproclamata Narciss Week. Benvenuti! Cominciamo col botto, però io mi devo mettere comoda perché non sono più giovane come una volta. Ok. Vi ricordo velocissimamente un profumo che avevo già recensito, probabilmente la fragranza più famosa di Narciss, ovvero Colazione a Taormina, di cui posseggo già da un po' il 50 ml e che, come potete vedere, non mi piace affatto, della serie che me lo spruzzo come una persona normale si spruzzerebbe un deodorante. Solo che in questo caso letteralmente bastano 4 spruzzate la mattina per avere una persistenza, una proiezione paurosa durante tutta la giornata. Quindi, ragazzi, colazione a Taormina. Penso di avervela descritta già in maniera piuttosto dettagliata in uno dei precedenti video, ma ad ogni modo repetita iuvant, ragione per cui, ragazzi, questo profumo vi parla di un'atmosfera mattutina, di un'atmosfera molto luminosa, di un caldo e dolcissimo risveglio, perché abbiamo note di caffè, zucchero a velo, qualcosa che ricorda leggermente i croissant, un accordo zuccherino e burroso, ma per niente nauseante, accompagnato da una rosa bianca molto molto delicata e un fondo di ambra grigia che ci ricorda che ci troviamo proprio di fronte a un paesaggio marittimo meraviglioso. Se siete amanti di Antans Caffè o Ristretto Antans Caffè di Montalo, comunque di quel filone di fragranza, sicuramente, non ho dubbi, vi innamorerete di Colazione a Taormina, perché effettivamente in comune qui ritroviamo l'accostamento rosa, caffè e note zuccherine. Però devo dire, devo sottolineare per onestà, che qui se ne sente l'italianità. Qui si sente proprio il Made in Italy perché l'apertura sarà molto più luminosa, molto più dolce e il caffè sarà immediatamente riconoscibile, sarà il nostro espresso. Un profumo a tutti gli effetti dolce, confortante, leggermente aromatico, leggermente salmastro nel fondo con questa nota di ambra grigia molto molto densa e resinosa. Però molto molto portabile, adatto a tutte le occasioni, soprattutto durante il giorno e anche se lavorate a contatto con le persone. Colazione a Taormina, ragazzi! Passiamo a un altro top di gamma, un profumo famosissimo che avevo visto recensito da Cristina Mistenerelli, ovvero Zuccarata. E per rimanere in una bolla di assoluta dolcezza, sono stata omaggiata, sono una persona fortunatissima, me ne rendo conto tutti i giorni effettivamente. Mi è stato regalato lo Shanghai, profumazione per ambiente di Zuccarata. Questi bastoncini molto carini li ho collocati nel loro posto d'onore, ovvero la scrivania della mia camera, che sarebbe poi questa. E devo dire che nelle stanze la profumazione si diffonde piuttosto bene e rimane costante nel tempo, tanto è vero che io non ho ancora girato gli Shanghai ed è quasi una settimana. E secondo me le profumazioni a Shanghai per l'ambiente vanno bene appunto nelle stanze. Se il vostro ambiente è molto molto aperto, molto molto ampio, vi consiglio una candela o magari un diffusore, però in questo caso sono perfette. Nel caso di Zuccarata, troviamo la pasticceria tipica siciliana. È un profumo molto caratteristico perché qui non sono dolci soltanto i frutti, sono dolci anche i fiori. Infatti nel cuore troviamo l'inconfondibile eliotropio che ci darà questa connotazione leggermente talcata e vanigliata. E intanto la mia voce sta facendo. Allora facciamo così, visto che mi sta andando via la voce, Zuccarata ve lo descrivo a gesti. Ok? Scherzi a parte, questo è un profumo che ricorda molto la pasta di mandorla, un profumo pastoso, denso, zuccherino, con note di cocco iniziali,
canditi, frutti canditi e questa nota di eliotropio che gli darà appunto un aspetto talcato, molto molto portabile e in un certo senso anche pulito. Molto dolce, molto persistente per gli amanti dei veri gourmand, in questo caso gourmand tutti italiani. Persistenza ottima, dura tutta la giornata e vi rimarrà sicuramente anche sui vestiti, ovviamente senza macchiarveli. Sono diventata un cantante metal prima ancora di diventare un cantante metal. Assurdo, praticamente ho appena scoperto di essere diventata il cantante degli Slipknot, fantastico. Passiamo adesso a un profumo che mi ha molto stupita, si è rivelato totalmente diverso dalle mie aspettative e questa cosa mi ha sorpresa in positivo. Ovvero basilico siciliano, ragazzi. Io purtroppo sono una grandissima amante delle foglie del basilico, così come una grande amante dell'odore del pomodoro. Il problema è che nei profumi non avevo mai trovato una nota che mi soddisfacesse davvero. Erano spesso delle rivisitazioni troppo amare, troppo verdi, eccessive, che non avevano nulla a che vedere con la freschezza del basilico. In questo caso l'apertura mi ha totalmente soddisfatta perché abbiamo un qualcosa di molto luminoso, ritroviamo di nuovo il bergamotto, il limone, gli agrumi che molto bene si accompagnano con un basilico finalmente realistico, una foglia tenera, una foglia fresca, bagnata, non è una foglia di basilico essiccata. Finalmente questa è realistica e verrà resa ancora più fresca da una fantastica menta adorata. L'evoluzione vedrà di nuovo dei leggerissimi, gentilissimi accordi di violetta, gelsomino, rosa, vetiver e legno di cedro. Comunque queste non sono recensioni, queste sono dei deliri. Ma il protagonista sarà sempre questo verde, di nuovo qui come con Isola Bella, il colore dell'etichetta e del packaging rispecchia perfettamente l'essenza di cui stiamo parlando. Un verde chiaro, luminoso e pieno, molto molto fresco, un profumo molto molto rinvigorente. Secondo me, vista anche la presenza della menta, un profumo che aiuta alla concentrazione, un profumo da indossare quando bisogna mantenere il focus. E ultimo, ma assolutamente non per importanza, l'epica Zagara, il nostro fiore d'arancio siciliano. Questo non è semplicemente un profumo da spose, un profumo da matrimonio o un profumo da giorno. Questo è il profumo per tutti gli amanti del bianco, perché mi fa venire in mente proprio il candore, il sole, ma anche l'estrema dolcezza di questi fiori così piccoli e semplici che però hanno un potenziale incredibile. In apertura ovviamente troviamo di nuovo l'arancio, così come altri agrumi come il limone e il bergamotto, fiori d'arancio, un bel pieno di fiori d'arancio nel cuore, gelsomino, rosa bianca, muschio come fissativo e legno di sandalo, quindi anche qui i legni sono piuttosto dolci, piuttosto teneri e questo è un profumo tenero, innocente, delicatissimo, però molto molto persistente. Abbiamo i fiori d'arancio che sono i protagonisti assoluti, potenziati in questo caso da una rosa bianca che proprio ne amplifica l'effetto, ne aumenta la tenerezza e la luminosità. Rimarrà comunque questo sentore d'arancio a ricordarci che stiamo parlando di un albero, dell'albero di un frutto, un qualcosa anche qui di polposo, un profumo eccezionale, non eccessivamente verde, non eccessivamente dolce, non eccessivamente fiorito. È un floreale bianco con una base agrumata che comunque rimarrà. E questa cosa mi sorprende perché le note speridate sono notoriamente piuttosto difficili da mantenere durante l'evoluzione. Però in questo caso le ritroverete durante tutto il percorso del profumo. E questa era la Narciss Collection, signore e signori. L'ex millimetro, ora cantante degli Slipknot, vi ringrazia per aver seguito il video fino a questo momento.
Fatemi ovviamente sapere se voi siete affezionati o siete incuriositi dalla Narcisse Collection e vi aspetto per la recensione della collezione SHM che arriverà quando meno ve lo aspettate e probabilmente anche quando meno me lo aspetto io, perché non ho idea di quando la farò. Sarà una sorpresa, uno scossone per tutti, mamma mia! Ringrazio di nuovo Alessandra, ti mando un bacio grandissimo, ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di provare tutte le tue fragranze, tutto il tuo Pantheon, e vi ricordo di rimanere sintonizzati perché la collezione Narcisse non si ferma qui, assolutamente, aspettiamoci delle grandi sorprese e a questo punto, visto il rapporto qualità-prezzo, vi raccomando di provare tutta la linea, perché no? Con l'igienizzante per le mani, la profumazione per la casa o il sapone per la linea corpo. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi mando un abbraccio stritolatore seppur millimetrico e vi aspetto al prossimo video. Ciao millimetri!